in compagnia del professor Paolo Fiorini, direttore del laboratorio Altair del Dipartimento di Robotica del nostro Ateneo. Professore, oggi abbiamo presentato Da Vinci Research Kit, un nuovo protagonista dentro il laboratorio Altair. Ci racconta da dove viene e perché è arrivato qui. Certo, allora, da dove viene? Viene dalla società americana Intuitive Surgical, che è il produttore, l'unico produttore al mondo di robot chirurgici per la chirurgia addominale. Sono stati molto bravi perché hanno sviluppato questa macchina ormai che è sul mercato ormai da 15 anni ed è l'unica che esiste per fare questi interventi addominali, chirurgia ginecologica e chirurgia urologica. E lo standard ormai, e in Italia ce ne sono circa 80 di queste macchine usate in vari ospedali. Quando la macchina diventa obsoleta, quindi la macchina che abbiamo qui è una macchina che ha una decina d'anni, viene donata dei laboratori di ricerca. Non è una cosa comunissima perché la società ne ha regalate finora soltanto 18 in tutto il mondo e due in Italia. Noi siamo gli unici ad avere la macchina completa, perché di solito vengono regalati proprio soltanto questi due bracci, uno e uno due, e la stazione di comando che è quella lì. E noi abbiamo la fortuna quindi di avere il sistema che è in configurazione clinica, quindi possiamo utilizzarlo con i chirurghi con cui collaboriamo per simulare degli interventi veri come se fossimo in sala operatoria, e in più abbiamo la parte di ricerca che è quello scatolotto lì dietro dove c'è tutta una, diciamo, la sostituzione dell'elettronica della macchina originale su cui noi possiamo mettere dei nostri programmi e sperimentare dei nuovi strumenti. Quindi possiamo fare un confronto diretto proprio tra il comportamento standard della macchina e un comportamento nuovo di ricerca in cui noi abbiamo aggiunto qualcosa di innovativo. Il fatto che l'azienda della Silicon Valley abbia scelto proprio Altair, il nostro laboratorio a cui mandare questo robot, è l'indice di un'eccellenza che hanno trovato nel nostro Ateneo, in particolare in questo laboratorio. Ci vuole raccontare qualcuno dei progetti che state attualmente seguendo, che avete in essere in questo momento? Sì, questo è verissimo. La mia esperienza pregressa prima di venire a Verona era stata sulla teleoperazione per l'esplorazione spaziale, e quando sono tornato in Italia la cosa più immediata da applicare questa tecnologia era stata sulla chirurgia robotica. Quindi ormai sono una decina d'anni, 12-13 anni, che abbiamo progetti di medicina robotizzata e chirurgia robotizzata, finanziati da vari sorgenti. Abbiamo avuto numerosi progetti europei, ma progetti anche della Fondazione Zanotto qui a Verona, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero degli Esteri, Ministero delle Attività Produttive. Quindi abbiamo acquisito, insomma, ci siamo fatti conoscere in questo settore. In particolare i progetti grossi di ricerca sono stati quelli finanziati dalla Comunità Europea, e abbiamo avuto un progetto, il primo è stato sull'analisi dell'accuratezza degli interventi, perché ingenuamente pensavamo che una macchina di questo tipo fosse come una macchina utensile in una macchina utensile in officina, il robot in sala operatoria. Poi abbiamo visto che invece c'è molto di più che soltanto l'accuratezza per fare un buon intervento, e allora abbiamo fatto un altro progetto sulla sicurezza complessiva della terapia, quindi partendo dalla diagnosi all'intervento, poi il decorso post operativo. E poi ci siamo detti, però visto che riusciamo a ottenere tutti questi risultati, magari potremmo aggiungere qualcosa di automazione. Allora abbiamo fatto un altro progetto, sempre anche questo finanziato dalla Comunità Europea, per svolgere delle piccole porzioni di un intervento chirurgico in maniera automatica. Ad esempio, se volessimo fare una sutura, i due bracci potrebbero muoversi automaticamente, il chirurgo potrebbe semplicemente schiacciare un bottone e la macchina lo fa da solo. E queste sono cose che, proprio dette dai chirurgi, potrebbero essere utili. Combinando quello che è la ripetibilità e la precisione di un robot, mentre invece il chirurgo dopo tante ore di intervento si stanca e può anche fare degli errori, e quindi questo potrebbe veramente aumentare la precisione e l'efficacia di un intervento. Quindi questi sono stati 3-4 progetti più grossi che ci hanno permesso di farci conoscere in quest'area e quindi poi di giustificare questa donazione.